Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Come potete vedere, qui è finalmente uscito Ark The Center. Questo è il trailer. Probabilmente in questo momento il mio computer lo sta iniziando a scaricare. Perché da quel che ho capito è già uscito, fantastico. Più Pyromane. Questo non ho idea di che cosa sia, questa qua. Il Pyromane, non ho idea, non ne sapevo niente. O mentre caricavo YouTube, intravisto un'immagine da un video di Rask Ark, non ho idea di cosa sia. Non l'ho mai visto, non so niente, non so ancora niente di questo. So solo che, secondo quanto ha detto la Wildcard, hanno fatto grossi cambiamenti, hanno migliorato notevolmente la mappa, hanno cambiato molto. Quindi, beh, vediamo un po' com'è. Ma ah, sì. Ecco, adesso sentite l'audio. Avevo sbagliato l'uscita dell'audio su OBS. Ok, ricominciamo. Ok, molto bella l'isola centrale. Willy. Oh. Oddio. Ok, quindi quel Fantastic Tames probabilmente è una premium mod. Ok, quello però è interessante. Però la cosa che ci interessa di più a noi è The Center. Quindi, prima di tutto, questa è chiaramente l'isola centrale fluttuante. E personalmente mi sembra molto più grande. Ho la sensazione che abbiano ingrandito la mappa. Potrei sbagliarmi, ma ho la sensazione che sia diventata più grande. Che ci sia più spazio. Qua, per esempio. Io non mi ricordo. Non ho giocato così tanto su The Center, ma non mi ricordo che
sull'isola centrale ci fosse così tanto spazio, che poi questa è solo una piccola parte esterna, quindi potrei sbagliarmi, ma come minimo hanno fatto più posti dove fare delle basi carine, che poi questa la puoi raggiungere solo volando. È molto molto carina fatta così. Il fatto che esistano spazi così adesso è fantastico. La nuova Redwood con lì sopra e dove si trova poi l'arena con il gorilla gigante è molto molto, cioè ovviamente l'atmosfera è fantastica. Questa è esattamente dall'altra parte della mappa rispetto alla Redwood. E soprattutto vedo il kart. Non so se sarà incluso o è perché lo scarichi da Descenter e cose simili. Quindi da Descenter, da Scorched Earth. Però questo già promette. Cioè, è carino. Quindi non si sa. Più che altro su Descenter ci saranno più creature che potranno trainarlo. Quindi sarà ancora più utile. E questo è il mondo sotterraneo. Questo è davvero fantastico. Il sole illumina tantissimo. Questa non sembra più grande di com'era, ma sembra sicuramente più dettagliata. Qui hai molto più varietà di cose che puoi fare. Ed è davvero ottima cosa. Già qua vedo che c'è un'ulteriore insenatura dietro. Insomma, molto molto carino. C'è il Ceratosauro già di base, ottimo. Forse ci sarà anche la Gyroxyfactinus. Questa è l'isola vulcanica. Che sarà già. Cioè. Prima era molto piatta. Adesso invece hanno mol aggiunto molta più verticalità. Qua ci sarà Carbonella per tutta la vita. Skull Island, fantastica questo. Non l'hanno cambiata. Prima Skull Island era una specie di Evolved, è una specie di vulcano, c'è la lava dentro ed è pieno zeppo di metallo e ossidiana. Adesso no, questo è un tempio, questa è una struttura umana. E questa è acqua, hanno cambiato, questa è cambiata completamente. Era il mio posto preferito dove andare a prendere metallo. E soprattutto hanno messo degli scogli extra che sono più vicini, quindi non è più, sembra, abbandonata, boom, in mezzo al nulla. E qui c'è lo spawn point principale della mappa all'obelisco blu. E questo sarà un grosso cambiamento. Ok, questa è una delle caverne, non si vede quale, ancora caverne, ma molto più spaziose. E questo è lo Shastasauro. Alcuni di voi si ricorderanno che in origine era sopra che era anche più, come si dice, in teoria sensato da fare con sopra il sottomarino, però hanno detto in un community crunch che farlo così dava problemi a livello di programmazione e simili, quindi hanno dovuto farlo in questo modo. Sembra ridicolo, lo so, è bruttino, però purtroppo limitazioni tecniche, bisogna fare buon viso a cattivo gioco. E comunque questo affare è gigantesco e qui c'è una tonnellata di spazio, qua ti porti dietro un paio di Rex e soprattutto i siluri. E poi fa Free Willy, cioè. Molto, molto, molto curioso di vedere cosa farà, come sarà. Quindi adesso controllo che lo stia scaricando e simili. L'unica. Qua il Pyromane vedrò, forse sì, forse no, ma in ogni caso questo assolutamente sì. Già dal trailer sembra un immenso upgrade su quella che era la mappa, come loro stessi hanno detto, più
gli mancava roba, gli mancava qualcosa, era... Cioè si vedeva che era la prima mappa extra uscita per Ark. Cioè sentiva il peso del tempo. Quindi... Beh, adesso voi vi godete questo video recensione del trailer, questa mia reazione del trailer, e fra qualche giorno finiremo Scorched Earth e inizieremo qui. Alla prossima!